Allora, secondo voi è giusto che Spada e Scudo abbiano preso voti alti nonostante il gioco sia effettivamente mediocre? La risposta è nel voto che abbiamo dato a Spada e Scudo. Esatto. La risposta è nel voto che abbiamo dato a Spada e Scudo. 6,5 di Nintendo On è abbastanza eloquente sull'idea che abbiamo del titolo. Io personalmente, prima di farti... Facciamo prima rispondere a Emil che ha fatto la recensione. Vai Emil. No, mi sento di aver dato il voto che secondo me meritava il titolo. E io sono il primo dei delusi, probabilmente, quindi assolutamente. Di più non me la sentivo proprio di dargli, cioè, sarebbe sembrato scorretto. Io mi permetto di aggiungere una cosa, che è un esercizio di critica che non funziona sempre, ma che a volte è utile per venirne a capo. Togli i Pokémon e vedi cos'è. Cioè, perché è sbagliato dire se... Tante volte si dice, ma se non ci fossero quei personaggi, se non ci fosse quella cosa, avrebbe tutto un altro valore, quando in realtà... Parte del valore è proprio che il prodotto appartenga a un franchise e abbia quei personaggi. Quindi non è un esercizio di critica che funziona sempre. Però, se proprio vuoi un momento provare a scollegare il contenuto da quello che è il suo valore maggiore, che è vero l'universo creato, l'ambiente, la bellezza dei personaggi, Pokémon inteso, vedi quello che rimane, ti fai un'idea, ecco, non ti fai un giudizio definitivo perché non è corretto un giudizio di fare tutto, però ti fai un'idea di quello che è il valore di tutto ciò che non è Pokémon. E purtroppo se lo fai su Spada e Scudo, quello che rimane è davvero, davvero poco. Quando questi giochi hanno queste componenti online così virulente e importanti e la stampa non riesce a testare prima del tempo perché non c'è un cavolo di nessuno connesso, è importante, cioè nel senso anche noi invece di 6,5 potevamo scendere molto di più. Ah, beh, ok. C'è Garos 87 che dice tecnicamente parecchio indietro. Io ti dico, io confermo, continuo a ripetere che a livello artistico mi piace davvero tanto. Lo ritengo la cosa più vicina ad un cartone animato di Pokémon, non simile a cartone animato, più vicina ad un, che è un sensibilmente diverso. Che potessimo immaginare, credo che a livello di cura del personaggio, del rendering e via dicendo dei singoli Pokémon, potrebbe già vivere di vita propria. Problema che hanno messo insieme per tempo, perché non avevano risorse, perché non avevano, non lo so cosa non avessero, capacità? Non volevo dirlo. Tutta una serie di compromessi che vanno dal compromesso tecnico legato alla pulizia, alla bellezza e tutto il resto del comparto esplorativo al risparmio sulle animazioni riciclate o tagliate proprio perché i Pokémon che fanno tracking senza movimento o Hop che qualsiasi cosa faccia così che stia incitando, salutando o maneggiando gli spiedini è sempre in quell'animazione, sempre. Quindi ci sono delle cadute da quel punto di vista abbastanza imperdonabili. Non lo so se Breath of the Wild non è che abbia una mole poligonale molto superiore, perché Breath of the Wild, se ci pensi, ha un sacco di roba interagibile. Perché tu puoi tagliare l'erba, puoi tagliare gli alberi, puoi lanciare gli oggetti. Quindi già quello a livello di peso da solo moltiplica parecchio rispetto a quello che offre Pokémon. Ma poi anche l'impatto visivo. Non lo so, è proprio tutta un'altra categoria. No, ma perché sapete che qui noi non siamo. Adesso faccio. Clippate pure. Non siamo servi di nessuno, gli abbiamo dato 6,5. No, vabbè, Siamo scherzo. contro il sistema. Ragazzi, allora, premesso, credo che in questa redazione l'abbiano comprato quasi tutti Pokémon Spada e Scudo. Perché quando è Infatti uscito. siamo da un basso di coglioni. Quindi non c'è stato una sorta di, come dire, remare contro, via dicendo. Ci interessava, eravamo davvero. Saidonia non c'è su Evrien. Non so se sta facendo da solo se sta facendo da solo il live. Stavo dicendo, l'abbiamo comprato tutti, l'abbiamo giocato, ne abbiamo parlato. La recensione era pronta prima ancora che ci fosse supporto di Nintendo in merito. Quindi. Siamo veramente, ci abbiamo creduto. E quello che è uscito purtroppo non ci ha soddisfatto a dovere.
Sul tecnicamente imbarazzante credo non ci siano dubbi. Io non voglio mettere in dubbio capacità di game freak dei singoli dipendenti o via dicendo, ma a mio avviso un gioco con la tecnica di Pokémon dovrebbe girare 1080-30 fissi senza problemi. Per tanto tempo a Riccardo stesso si ricorderà, gli ho fatto 1000 domande da avvocato del diavolo. Dicevo, ma non è che magari l'interconnessione, il fatto che sia sempre online, che sia sempre in wireless, che sia sempre condiviso anche senza citare possa pesare. Riccardo mi conferma per l'ennesima volta che... Se fosse così, perché sono incapace. Fine. Ok, perfetto. Quindi direi che non ci sono speranze di giustificare l'arretratezza tecnica di questo gioco. Grazie per il follow e alla prossima occasione. Buon proseguimento. Un saluto a tutti i nostri e chi ci è venuto a trovare. Nintendo, Nintendaro, chi guarda, legge, sprinta e va. Ciao ragazzi, salutone. Ciao.